Il canto sedicesimo del Purgatorio è il canto centrale del poema, il cinquantesimo, e questo viene rilevato da tutti. A detta di Umberto Cosmo, è uno di quei canti che danno la chiave per entrare nel tempio e a comprenderne il significato. Sono d'accordo, anche se il significato che coglie lui non è quello che colgo io. Alla fine del canto precedente, Dante, che era già salito con Virgilio alla terza cornice, quella degli racconti, vide un fumo scuro come la notte venire verso di loro. Buio d'inferno e di notte privata d'ogni pianeta, senza luna, sotto pover cielo, senza stelle, quant'esser può di nuvol tenebrata o tenebrata, non fece al viso mio sì grosso velo come quel fummo ch'ivi ci coperse, né a sentir di così aspro pelo, cioè pungente, che l'occhio stare aperto non sofferse. Come notano tutti i commentatori, il fatto che Dante partecipi, come già nel Cerchio dei Superbi, alla pena, significa un dichiararsi colpevole di quel peccato, e che l'ira fosse un suo peccato lo abbiamo già visto all'Inferno, nell'episodio di Filippo Argenti. Onde la scorta mia saputa e fida, esperta e fidata, mi s'accostò e l'omero m'offerse la spalla per appoggiarmi. Qui tutti, ma anche Dante, sembrano dimenticare che le anime sono evanescenti. Come fa ad appoggiarsi? Siccome cieco va dietro a sua guida per non smarrirsi e per non dargli cozzo, non urtare, in cosa che il molesti, o forse ancida, uccida, m'andava io per l'aere amaro e sozzo, ascoltando il mio duca che diceva pur: guarda che da me tu non sia mozzo, separato, diviso. Io sentia voci e ciascuna pareva pregar per pace e per misericordia l'agnel di Dio che le peccata leva. Pur Agnus Dei erano le loro Pur Agnus Dei erano le loro essordia, inizi. Una parola in tutte era e un modo, sì che parea tra esse ogni concordia. Come già osservato altre volte, le anime del purgatorio cantano all'unisono. Quei sono spirti, maestro, ch'io odo, dissi io, ed elli a me: tu vero apprendi, e di racconti avan solvendo il nodo. Or tu chi sei che il nostro fummo fendi, tagli, dividi, avendo un corpo, e di noi parli pur come se tu e partissi ancor lo tempo per calendi, in mesi, cioè come se fossi vivo. Come abbiamo già visto, in Purgatorio viene continuamente, insistentemente sottolineato che Dante è vivo. Così per una voce detto fue, onde il maestro mio disse: rispondi e domanda se quinci si va sue. E io: o creatura che ti mondi per tornar bella colui che ti fece, cioè a Dio, maraviglia udirai se mi secondi, se mi segui. Dante vuole evidentemente parlargli continuando a camminare, forse anche perché spera di uscire al più presto da questo fumo. La cosa degna di maraviglia è il fatto che Dante è vivo. Io ti seguiterò quanto mi lece, mi è lecito, rispose, e se veder fummo non lascia, l'udir ci t'è raggiunti in quella vece, in vece della vista. Allora incominciai: con quella fascia che la morte dissolve, il corpo men vo suso, e venni qui per l'infernale ambascia, attraverso l'inferno. E se Dio m'ha in sua grazia rinchiuso, accolto, quasi abbracciato, tanto che vuol chi veggia la sua corte per modo tutto fuor del moderno uso, inconsueto nel tempo moderno, mentre nel tempo antico era stato concesso a San Paolo, così dicono tutti. Non sono sicura che sia questo il significato,
Perché ai tempi di Dante, come racconta questo libro di Giuseppe Tardiola, I viaggiatori del paradiso, mistici, visionari, sognatori alla ricerca dell'aldilà, prima di Dante. Di racconti di viaggi nell'aldilà ce ne sono stati tanti. Secondo me è a questi che Dante si riferisce dicendo moderno uso, distinguendo il suo, che è un viaggio di profonda, intima trasformazione, da questi moderni, che sono costruzioni mentali, quasi viaggi turistici. Non micelar chi fosti anzi alla morte, ma dimmi, e dimmi si vo bene al varco, e tue parole fier le nostre scorte. Le tue parole saranno la nostra guida. Lombardo fui e fu chiamato Marco. La figura di questo Marco Lombardo è un mio cavallo di battaglia, cui dedico un intero capitolo già nel mio primo libro, che inizia così. A questo personaggio senza volto è affidato il più grande discorso politico della cantica e forse del poema, scrive Anna Maria Chiavacci. Senza volto e quasi senza storia, lo definisce il Sapegno e l'edizione Boscoreggio. Per Marco ci si è chiesti perché il poeta scelga per la soluzione niente meno che del problema del libero arbitrio un uomo come lui, storicamente non rilevante. Ma era veramente senza volto e storicamente non rilevante? Le informazioni che fin dai primi commenti vengono date su questo personaggio sono pure supposizioni, costellate di forse e probabilmente. Non viene detto da quale famiglia provenisse né in quale città vivesse. Si ritiene che fosse vissuto nella seconda metà del XIII secolo e che fosse uomo di corte, ovvero che frequentasse le corti dell'epoca. Insomma, non è identificato. La cosa non sarebbe strana se nel secolo precedente non fosse vissuto in Italia un uomo che veniva chiamato Marco di Lombardia e che era storicamente molto rilevante. Ne parla un documento dei primi decenni del XIII secolo. In primis temporibus cum aeresis Catarorum in Lombardia, traduco. Nei primi tempi in cui l'eresia dei Catari cominciò a diffondersi in Lombardia, ebbero un certo vescovo di nome Marco, sotto la cui guida erano governati tutti i Lombardi, i Toscani e i Marchigiani. Non era un vescovo, lasciam perdere. Era un uomo semplice, lombardo, che conobbe il catarismo a Roccavione nelle valli occitane del Piemonte e che fondò poi, e ne fu il capo, la chiesa catara più importante in Italia, quella di Concorezzo, di fatto la chiesa di Milano. Nel 1167 partecipò ad un concilio delle chiese catare che si tenne in Francia e nei relativi documenti viene sempre chiamato solo Marco di Lombardia. Ne parlano a lungo tutti i libri che trattano del catarismo, ma siccome, come ho già detto altrove, da noi la cultura si fa a compartimenti stagni, nessuno dei commentatori italiani ha pensato a porre in relazione il Marco Lombardo dantesco con il Marco di Lombardia, cataro. A dire il vero, non è giusto dire nessuno, perché nel suo più recente commento alla Divina Commedia edito dalla Rizzoli, Bianca Garavelli scrive. Ah, qui devo mettermi gli occhiali, è troppo piccolo. Scrive. Per l'inconsueto rispetto con cui è trattato, mi sembra interessante prendere in considerazione l'ipotesi ardita, ma plausibile e recentemente rivalutata anche da autorevoli fonti cattoliche, che questo Marco Lombardo sia identificabile con Marco di Lombardia,
vescovo della comunità catara dell'Italia del Nord, e quanto sostiene Maria Soresina nel volume Libertà va cercando, eccetera. In Italia effettivamente sono la prima a dirlo, ma nell'area culturale di lingua tedesca tale ipotesi era già stata avanzata. Così, per esempio, Kurt Leonhardt in questo libro scriveva: Marco Lombardo, un uomo non ancora identificato con certezza, il cui nome è tuttavia forse non a caso identico a quello di un famoso capo eretico del XII secolo. A considerare i due Marco la stessa persona fu soprattutto Hans Mühlestein, uno svizzero che insegnò all'Università di Francoforte, ma nel 1932, essendo antinazista, tornò in Svizzera. In questo suo splendido libro, Die verhüllten Götter, gli dei velati, sottotitolo Neue Genesis der italienischen Renaissance, Nuova Genesi del Rinascimento italiano, perché lui sostiene che il Rinascimento sia nato con Dante. Dedica numerose pagine al Marco di Lombardia, il Catero, e solo nelle ultime pagine cita il Marco Lombardo dantesco, dando per scontata la sua identificazione con il Marco Catero. Non tanto in base all'omonimia, quanto perché a suo avviso il discorso del Marco dantesco è essenzialmente cataro, perché è un inno alla libertà dell'uomo e all'autonomia politica, sociale e religiosa, che erano una componente essenziale del messaggio cataro. Ma nel discorso di Marco è possibile scorgere anche altri elementi che potrebbero alludere al catarismo e che dunque confermerebbero sia l'identificazione del personaggio con il Marco Catero, sia il coinvolgimento di Dante con questa dottrina. Perché una cosa che scrive il Sapegno è assolutamente vera: dietro Marco Lombardo si intravede la figura di Dante stesso. E anche la Chiavacci scrive che per bocca di Marco Lombardo Dante esporrà il nucleo centrale del suo pensiero. Di tutto questo parlerò man mano che leggeremo il canto. Ancora due parole di introduzione. Io sono sicura che i figli di Dante e i primi commentatori conoscessero Marco di Lombardia e sapessero che a lui si riferiva Dante. Ma credete forse che potessero dirlo? Che di questo personaggio, che si trova peraltro in purgatorio, quindi salvato, potessero dire: si tratta di Marco di Lombardia, il fondatore della chiesa catara di Concorrezzo? Ma certo che no! Ma noi, oggi, che motivo abbiamo per continuare a nascondere questa realtà? E ora leggiamo questo intenso, straordinario discorso. Lombardo fui e fui chiamato Marco. Del mondo seppi e quel valore amai al quale ha or ciascun disteso l'arco, quel valore a cui nessuno più mira. Ora, quale sarà questo valore? Il complesso delle virtù civili e cavalleresche, scrive la Chiavacci. Ma queste nel 1300 non sono assolutamente venute meno e dureranno ancora per secoli. Quello che è venuto meno nel 1300 rispetto a un secolo prima è il catarismo, una fede a cui veramente ha or ciascun disteso l'arco per non finire sul rogo. E vorrei notare che qui tutti interpretano la parola valore come se fosse un plurale, i valori cortesi e civili, mentre Dante ha in mente un valore, unico e ben preciso. Per montar su, drittamente vai, così rispose, e soggiunse: i ti prego che per me prieghi quando su sarai. Qui Marco chiede una preghiera. Intanto, quando su sarai? E
e comunque non viene detto che serva ad abbreviare i tempi. Forse questa cosa avrei dovuto spiegarla già prima. I catari non rifiutavano la preghiera, rifiutavano l'idea che potesse abbreviare i tempi della permanenza o alleviare le pene di un purgatorio in cui peraltro non credevano. C'era tra i catari un rito che si chiamava Meloramento in occitano, Miglioramentum in latino. Era una specie di saluto che i credenti erano tenuti a rivolgere ai perfetti, ai consolati, e che terminava con la frase: Buon cristiano, pregate Dio per il peccatore che sono, perché mi conduca a buona fine. Come scrive Andrenoni in questo suo libro fondamentale, il semplice credente catro, che non aveva ancora ricevuto il consolamentum, non aveva il diritto di rivolgersi al padre in prima persona, e infatti l'ho già detto anche io in qualche puntata precedente, non poteva recitare il Padre Nostro. Poteva pregare solo attraverso la mediazione, intercessione dei perfetti, cioè dei consolati. Questa regola mi sembra adombrata nella richiesta di Marco: prega per me quando su sarai, cioè quando sarai un consolato. Figura che corrisponde a quella del liberato in vita induista. Prima non lo puoi fare. E la stessa cosa si può pensare della richiesta che fece Sapia quando venne a sapere che Dante è vivo e sta salendo a Dio. E io a lui, per fede mi ti lego di far ciò che mi chiedi. Dal sapegno viene che usato, mi impegno con giuramento, più moderata la Chiavacci, mi impegno con solenne promessa. Io qui, sapete cosa ci vedo? La confessione di un'adesione al catarismo da parte di Dante, perché fuori dal contesto in cui vuol dire ti prometto, per fede mi ti lego significa sono legato a te dalla stessa fede. Ma io scoppio dentro ad un dubbio, se io non me ne spiego. Se non riesco a scioglierlo, scoppio. Prima era scempio, semplice, perché sorto dalle parole di una sola persona. E ora è fatto doppio nella sentenza tua, le tue parole, che mi fa certo qui e altrove quello ov'io l'accoppio. Io accoppio, metto insieme quello che hai detto tu qui e quello che mi è stato detto altrove. E questo mi rende certo della cosa, ovvero della corruzione del mondo, del venir meno dei valori della cortesia. La persona che gliene ha parlato altrove è Guido del Duca, che Dante ha incontrato nel canto 14 e che ha dato origine al dubbio che ora Dante esprimerà quando diceva che gli abitatori della valle dell'Arno fuggono la virtù, o per sventura del luogo o per maluso che li fruga, cioè o per disgrazia del luogo o per colpa degli uomini, dove per sventura del luogo Dante intende le influenze astrali, come ora vedremo. Sulla decadenza dei costumi non ci sono dubbi. Il dubbio nasce da questo o. Lo mondo è ben così tutto diserto d'ogni virtute, come tu mi sone, e di malizia gravido e coverto. Ma priego che m'addite la cagione, sì chi la veggia e chi la mostri altrui, che nel cielo uno e un quaggiù la pone. Come dicevo, il dubbio è se il male del mondo sia dovuto agli influssi astrali o agli uomini. La Chiavacci ritiene giustamente che quel e chi la mostri altrui alluda alla missione profetica di Dante, e qui è la prima volta in cui viene fatto accenno a questa missione, di cui Dante verrà poi investito esplicitamente da Beatrice, da Cacciaguida e da San Pietro. La Chiavacci scrive:
Non casualmente il poeta vi fa questo accenno nel canto dove si svolgeranno i più importanti temi riguardanti la condizione morale dell'umanità: libero arbitrio, corruzione della volontà umana, papato e impero. Punto. Chiuso le virgolette. Non una parola sul fatto che possa essere importante anche la persona di questo Marco. Alto sospir che duolo strinse in ui, mise fuor prima. E poi cominciò: frate, lo mondo è cieco, non conosce la verità, e tu vien ben da lui. Voi che vivete, ogni cagion recate pur suso al cielo, pur come se tutto movesse seco di necessitate. Leggo la simpatica chiosa dell'ottimo. Voi dite che chi è nato sotto cotale costellazione di necessitate sarà cotale. Se così fosse, in voi fora sarebbe distrutto libero arbitrio e non fora giustizia per ben letizia e per male aver lutto. Se così fosse, cioè se fossero gli astri a determinare le azioni umane, non ci sarebbe il libero arbitrio. E quindi non sarebbe giusto premiare il bene e punire il male. Il libero arbitrio, un problema enorme sul quale si è discusso per secoli e si discute ancora oggi, chiaramente da un'altra angolatura. Oggi sono le neuroscienze che lo mettono in discussione, non più le influenze astrali. Dante non lo nega, ma ha una visione molto particolare di cui parlerò in paradiso. A proposito del rapporto tra libero arbitrio e influenze astrali, mi viene in mente una frase breve, drammatica, drammatica perché autobiografica, che Tommaso Campanella scrisse 3 secoli dopo Dante, alla fine del suo La città del sole. Questo si sappi, che essi tengono la libertà dell'arbitrio e dicono che se in 40 ore di tormento un uomo non si lascia dire quel che si risolve tacere, manco le stelle che inchinano con modi lontani ponno sforzare. Lo cielo i vostri movimenti inizia, per cielo qui Dante non intende Dio, ma gli influssi astrali che non vengono negati. Non dico tutti, perché possono esserci anche altre cause delle prime inclinazioni, ma posto che il dica, lume vedato a bene e a malizia, e libero voler, che se fatica nelle prime battaglie col ciel dura, poi vince tutto se ben si notrica, si nutre. Nei commenti trovate ampie citazioni dalla Summa Teologiae di Tommaso d'Aquino e devo dire che anche a me sembra che dica proprio quello che dice Tommaso, ovvero che bisogna lottare contro gli influssi astrali. Io però sono convinta che secondo Dante gli influssi astrali siano esclusivamente buoni, come viene detto ripetutamente a chiare lettere in Paradiso. Il discorso di Carlo Martello nell'ottavo canto del Paradiso non lascia dubbi. Le influenze astrali non sono altro che la provvidenza divina, ovvero il mezzo, lo strumento con cui Dio fa scendere la sua provvidenza sulla terra. Il male nasce proprio da non seguire la propria strada, quella segnata dalle stelle, quella voluta da Dio. Effettivamente qui Dante sembra dire una cosa diversa. Allora i casi sono due: o qui espone la dottrina di Tommaso per poi confutarla in paradiso, col solito trucco del solo quelli del paradiso dicono la verità, oppure qui non dice quello che i critici ritengono che dica. Ma in tal caso questa terzina di Dante andrebbe intesa in tutt'altro modo. È possibile vederci un messaggio diverso? Non so. Proseguiamo. E qui sembra che sottintenda non pensare ai cieli.
a maggior forza e a miglior natura liberi soggiacete. Questo è un ossimoro grandioso e profondamente vero. Essere liberi, liberi e soggiacere sembrano condizioni opposte, inconciliabili, ma per Dante, e tutto ciò che verrà detto in paradiso lo conferma, la libertà non è dare sfogo ai propri istinti o fare quello che si vuole, ma fare la volontà di Dio, sottomettersi liberamente a Dio. Fondamentale è questo liberi. Certo, bisognerebbe sapere che cosa Dio voglia. Dante lo dice verso la fine del paradiso. Sul discorso fin qui fatto da Marco vorrei leggere quanto scrive Franco Ferrucci in questo suo bel libro Le due mani di Dio. Dante cerca, attraverso il discorso di Marco Lombardo nel Purgatorio, di conciliare l'astrologia con la dottrina cristiana del libero arbitrio, come già avevano industriosamente tentato i suoi maestri Alberto Magno e Tommaso d'Aquino. Poi cita i versi che abbiamo appena letto e poi continua. Liberi soggiacete. Non si poteva indicare con maggior forza il dilemma tra l'una e l'altra concezione che convivono nello stesso ambito e che si tramanderanno alle discussioni laiche sull'argomento, dalla celebre discussione machiavellica sulla fortuna e sulla virtù alla problematica dissertazione sul De fato et fortuna di Leon Battista Alberti. Sia Machiavelli che Alberti torneranno direttamente ai termini pagani da cui era nata l'idea stessa di provvidenza cristiana. Marco Aurelio aveva scritto: tutto ciò che ti accade ti è stato predisposto fin dall'inizio del tempo. Il cristianesimo cercherà di fondere Dio e fato, entità separate nella mitologia classica, assorbendo le due funzioni in una stessa figura. Come conciliare la predestinazione con l'irripetibile individualismo di ogni anima sarà il problema filosofico per eccellenza della filosofia occidentale, anche dopo il dissolversi dell'egemonia teologica. Ogni moderna discussione tra deterministi e sostenitori della libera scelta individuale ha radici nel dilemma medievale a cui Dante ha dato una fisionomia decisiva. A maggior forza e a miglior natura liberi soggiacete, e quella cria la mente in voi che il ciel non ha in sua cura. Qui ci sono moltissime cose da dire. Intanto Marco Lombardo, da bravo catero, usa il verbo creare per ciò che è creato direttamente da Dio, come Dante dirà nel canto settimo del Paradiso, rispetto al quale qui non c'è alcuna contraddizione. In Paradiso 7 viene spiegato che Dio crea senza mezzo, cioè direttamente, non l'anima, che è fatta, non creata, dai cieli, i quali invece sono creati direttamente da Dio, insieme allo spirito dell'essere umano, la mente, come viene detto qui. Perché la mente, scrive Dante nel Convivio, è quella fine e preziosissima parte dell'anima che è Deitate, Dio. Questa parte dell'anima, possiamo anche chiamarla spirito, ma non semplicemente anima, come in genere fanno i commentatori. Essa viene spirata direttamente da Dio, come verrà detto in Paradiso 7, ma anche in Purgatorio 25, mentre tutto il resto del mondo, il mondo materiale, il corpo e l'anima vengono fatti dai cieli. Per questo viene detto che il ciel non ha in sua cura la mente, in assoluta sintonia con Paradiso 7 e in assoluta sintonia col Timeo di Platone, l'unica opera di Platone che Dante conosceva,
al quale si è evidentemente ispirato. Ne parlerò più a lungo citando anche le pagine del Timeo quando arriveremo al settimo canto del Paradiso. Però, perciò, se il mondo presente disvia, in voi è la cagione, in voi si cheggia, si chieda, si cerchi. Cioè, non date ai cieli la colpa del male del mondo. E io te ne sarò or vera spia, io te lo dimostrerò. E ora inizia un discorso lungo, splendido, importantissimo, che verrà ripreso da Virgilio nel canto successivo e soprattutto nel canto diciottesimo. Ma è un discorso lungo e complesso che non posso interrompere, per cui preferisco interrompere qui, salutarvi e dirvi che ci vediamo alla prossima puntata.